Dal 2024 la Svizzera non è più un paese blacklist. Questo ci permette di fare delle considerazioni importantissime se la tua intenzione è quella di trasferirti in un paese blacklist, come può essere la Svizzera, ma come può essere Dubai o Monte Carlo. Quali sono i cambiamenti e che cosa devi fare? Attenzione, te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e da oltre 20 anni mi occupo di pianificazione fiscale internazionale, relocation plan e protezione patrimoniale con l'obiettivo di massimizzare le libertà fiscali, personali e finanziarie dei miei clienti. Oggi nella splendida cornice di Lugano, Canton Ticino, Svizzera, partiamo da una notizia interessantissima che riguarda la Svizzera, ma che in realtà ci dà la possibilità di riflettere su tutti quelli che ancora oggi sono considerati dei paesi blacklist. Ok, quindi partiamo da qui. Evidentemente, a far data dal 1 gennaio 2024, la Svizzera non sarà più considerato un paese blacklist ai sensi dell'articolo 2,2 bis del testo unico delle imposte sul reddito. Perché? Perché è stata espunta dal DM 4 maggio 1999, all'interno del quale c'è l'elenco di tutti quanti i paesi che sono considerati blacklist. Che cosa succede? Succede che il diritto tributario locale, domestico, italiano prevede, se mi segui già lo sai, che all'articolo 2,2 bis del testo unico, se io, cittadino residente fiscalmente in Italia, mi trasferisco in uno dei paesi contenuti in questo decreto appena citato, e allora avviene quella che è definita inversione dell'onere della prova. Non è cioè più l'Agenzia delle Entrate che deve eventualmente contestare la mia residenza fiscale all'estero se ritenuta fittizia, ma sono io stesso che mi devo proteggere, mi devo giustificare, perché fino a prova contraria l'Agenzia delle Entrate mi considera fiscalmente residente in Italia, anche se mi sono trasferito effettivamente all'estero. Fino al 1 gennaio 2024 anche la Svizzera faceva parte di questo circuito, e quindi chi si trasferiva doveva giustificarsi. Fortunatamente c'è stata una piccola distensione che è partita, diciamo, dal 2015-2016 con l'espunzione, l'abrogazione meglio del segreto bancario, fino ad arrivare al 2018 all'adesione al protocollo del CRS, quindi scambio di informazioni su base automatica, fino addirittura ad arrivare al 2020 con l'abolizione di alcuni regimi speciali, per cui la Svizzera di fatto non è più un paradiso fiscale, ma è una giurisdizione completamente trasparente. Ci sono voluti però 4 anni per espungerla da questo DM. Quali sono gli effetti? Ci sono 3 effetti principali su cui oggi vorrei portare la tua attenzione. La prima è quella di cui stavamo parlando, cioè l'articolo 2,2 bis e quindi l'estrovestizione delle persone fisiche. La seconda è il sistema sanzionatorio legato al monitoraggio fiscale, ci arriveremo. La terza, di cui però non parleremo oggi perché è troppo complicato e troppo lungo, è quello dell'effetto sulle CFC, cioè sulle Control Foreign Companies, quindi come la normativa italiana, di cui all'articolo 167, cambia nei confronti della Svizzera in quanto non è più un paese blacklist. Dunque, se tu ti trasferisci all'interno di un paese blacklist, dicevamo, l'onere di provare l'effettività del trasferimento è a carico tuo, cioè del contribuente. Che cosa ha previsto l'Agenzia delle Entrate con una lontanissima circolare ministeriale, la 140E, emanata in data 24 giugno 1999, ha detto che fondamentalmente per provare che sei effettivamente residente all'estero, tu puoi utilizzare tutta una serie di prove, e dà un elenco che però non è esaustivo, quindi per esempio la sussistenza della dimora abituale nel paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione nel paese di destinazione, lo svolgimento di un rapporto continuativo di lavoro dipendente nel paese in cui ti sei trasferito, la stipula di contratti di acquisto o di locazione, le fatture di gas, acqua, luce, eccetera, eccetera. Fondamentalmente tutti gli elementi che puoi portare sul piatto sono bene accetti. Tutti dovranno essere presi in considerazione in caso di contestazione, evidentemente
dal giudice tributario. È interessante in questa digressione, secondo me, analizzare anche quello che prevede la Cassazione, o meglio quello che la Cassazione ha previsto con le numerose sentenze in materia di trasferimento di residenza fittizia in paesi blacklist a partire dal 2010. Quindi quali sono gli elementi ritenuti idonei a dimostrare la fittizia residenza all'estero? Cioè, la Cassazione presume che tu sia residente all'estero se ti sei trasferito in un paese blacklist, se ad esempio hai la disponibilità di conti correnti con cospicue movimentazioni in Italia e intestazioni di società controllate, oppure di una villa tenuta a disposizione di un familiare. Queste sono delle contestazioni fatte a personaggi famosi, ne abbiamo già parlato all'interno del canale, oppure se hai acquistato in 3 anni oltre 30 immobili in Italia e hai percepito dividendi da diverse società italiane. Questa è una Cassazione del 2011, ancora una Cassazione del 2013 prevede che elemento atto a comprovare la residenza fittizia siano rogiti conclusi in Italia, dai quali si potevano trarre elementi utili per dedurre che il centro degli affari del contribuente era da ritenersi in Italia e non all'estero. Ancora, Cassazione del 2016 che prevede che la residenza estera è considerata come fittizia in ragione dei numerosi conti bancari italiani detenuti dal contribuente trasferito all'estero, la stipulazione in Italia di polizze assicurative, nonché l'indicazione del foro italiano quale foro competente nei contratti di sponsorizzazione, ok? Quindi sono tantissimi gli elementi. Vediamo per esempio quelli invece non ritenuti sufficienti a dimostrare la fittizia residenza all'estero, ad esempio l'obbligatoria presenza dei figli in Italia, affidamento dei figli dei residenti in Italia, le utenze telefoniche intestate in Italia all'interno di determinati contesti non sono sufficienti al fisco per vincere la propria pretesa. Ancora, un singolo titolo di amministratore in società residenti in Italia, la titolarità di immobili e utenze in Italia non è sufficiente no, quando da sola è in prevalenza minore rispetto a tutto l'impianto probatorio portato sul tavolo dal contribuente. Quali sono invece gli elementi ritenuti idonei a provare l'effettiva residenza all'estero secondo la Cassazione? Di nuovo, anche qui, titolarità all'estero di utenze di gas, luce, assicurazione auto, di parcheggi per residenti, di un contratto per la fornitura dell'acqua, corresponsione dell'abbonamento TV e di una tassa assimilabile all'ex ICI. Questa è una Cassazione del 2009. Interessante ancora, come dicevamo, invece andare a vedere l'attenuazione del regime sanzionatorio riguardante il monitoraggio fiscale. Il monitoraggio fiscale è quella normativa secondo la quale tu, che sei fiscalmente residente in Italia, devi indicare nell'RW alla fine di ogni anno tutto quello che hai all'estero, beni consistenti su conti correnti, beni immobili, eccetera eccetera. Ebbene, che cosa succede? Che se non lo fai, il DLGS 471 del 1997 applica una sanzione che va dal 3 al 15%, ma se quelle giacenze che hai nascosto al fisco si trovano in paesi appunto che fanno parte di quell'elenco, cioè il DM 4 maggio 1999, allora la sanzione si raddoppia e c'è anche il raddoppio dei termini. Quindi non applichi più la sanzione che va dal 3 al 15, ma applichi una sanzione che raddoppia, cioè fondamentalmente dal 6 al 30%, per cui a partire dal 1 gennaio 2024 fondamentalmente non ci sarà più il raddoppio di queste sanzioni e ci sarà anche l'inapplicabilità dell'allungamento dei termini per poter procedere all'accertamento dei redditi connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria in Svizzera, perché non è più un paese considerato a fiscalità privilegiata. Questa espunzione dal DM 4 maggio 1999 che cosa ci porta a concludere? Ci porta a concludere che la Svizzera è sempre meno un paradiso fiscale. Questo è un processo che, ricordiamo, parte dal 2015 con l'adesione allo scambio di informazioni su base spontanea, arriva al 2018 con l'adesione al CRS, scambio automatico su base scambio di informazioni finanziarie su base automatico, si arriva al 2020 con l'abolizione dei regimi speciali, penso a quello delle holding, fino ad arrivare al 2021 con l'abolizione dei titoli al portatore. Oggi le aziende sono nominative, non ci si può più nascondere, nonostante SA stia per società anonima. In più, se prendiamo in considerazione che anche qui esistono normative antiabuso come il Place of Effective Management, evidentemente completiamo il quadro della trasparenza di questa giurisdizione sempre più vicina all'Europa. Esistono delle particolarità comunque, non ci dimentichiamo che ai fini della pianificazione fiscale la Svizzera non applica internamente, perlomeno non da diritto elvetico, le CFC locali, Control Foreign Companies,
In più esiste un sistema di pianificazione finanziaria, di agevolazioni legate al patent box per esempio, o la ricerca allo sviluppo ed altre agevolazioni locali che permettono in ogni caso di arrivare a un tax rate effettivo che, pianificato come si deve, può mantenersi tra l'8 e il 12%, poi dipende dal caso specifico, per cui diciamo non è un paradiso fiscale ma ben si presta a una pianificazione fiscale internazionale di livello. Se hai necessità di una relocation nei confronti del territorio elvetico oppure hai necessità di un intervento significativo di pianificazione fiscale internazionale, allora non perdere tempo, clicca il link in descrizione e prenota oggi stesso una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Spero che questo video ti sia piaciuto, noi ci rivediamo nel prossimo.